Se ritorniamo subito nella campagna, vai. Continua. Voi state giocando a Doom Eternal. Sto giocando sia questo sia il titolo che è uscito lo stesso giorno. Ok, infiltriamoci nella base. L'altra volta abbiamo chiuso brutalmente qui, ma alla fine della fiera abbiamo staccato proprio davanti a questo ingresso. Uso l'altra. L'altro video più che altro, brutalmente. Cazzo, play! No. Maledetto bastardo. Già, che ti ho killzato. Allora, qui abbiamo ottimissimo una batteria delle sentinelle, ottimo, ottimo. Ripaga l'esplorazione di questo gioco, è bella. Molto bello, molto ben fatto. Sono ancora presto per giudicarlo nel complesso, però mi sta piacendo parecchio. E poi, porca zozza, guardate che roba, aspettate, avviciniamoci tantissimo alla texture, se no non bene, cavoli. Non bene, eppure tutto ciò gira fluidamente, molto fluidamente. Molto fluido il gioco. Allora, qui. Ok, qui si potrebbe già proseguire, però qui vedo che c'è questo coso, colpiamolo. Ah, ok, ho troppo lato un po'. Ah no. È per prendere una vita. Uè, datemi tempo. Allora. Dannazione. Vabbè, anche un riprendici un attimo. No, ma sono stato fermo un giorno. Più di un giorno, via. Non ho capito. O forse devo andare diretto lì in fondo. Forse quello. Vediamo. La storia è quella. Vediamo. Ma è troppo in alto, non ci arriverò mai. Sta avendo un bello arduo, eh. Vieni, vieni. Ultima prova, penso proprio che si debba partire da qui, però vediamo se c'è un altro modo. E no, non ci sono le altre cose. Ok, arrivo. Stam, stam. Ma dai. Perché? Vabbè. No, per un pelino. No! È proprio un pelo! Ma dai! Non basta un salto normale! Eh no, sarebbe il doppio saltino! Ok, va bene! Ma perché? Bastarda sta cosa! Ci perderemo un po' di tempo! Ah, ecco. Ma no! Che sbatta! Sta un po' sbatta da prendere. Però dai, ripaghi. Ma dai! Ripagherà! Ripagherà! Vabbè, intanto non c'è nessuno. Quindi io cazzeggio, chi se ne frega della live su YouTube. Chi se ne frega. Allora, andiamo. Non le vede nessuno le repliche. No, Dio buono, per pochissimo. Non mi frega niente se lo spettacolo non vi piace. Io vedere voi quanto ci avete messo. Piacerebbe vedere voi quanto ci avete messo. Come si fa? Vabbè, ma dammi il tempo. La vostra salvezza giace nella sua distruzione.
Il mito della forza dello Slayer adesso ci è chiaro. Non vedete i fratelli? Egli ha perduto ogni volontà di continuare. Divorate la sua anima. Io devo sopravvivere. Proteggetemi nel momento del bisogno e vi assicurerete un posto nel nuovo mondo. Lasciamo perdere pazienza. Questi sono già da massacrare. Eh sì, chi se ne frega. Cazzo è che chinati di fronte a noi, bastardi. Facciamo strage. Non mi danno niente però. Vabbè, è divertente massacrare. È uno spasso, vai. Mi incazzato perché non sono riuscito a prendere la vita prima, vada via, ciao. Segreto scoperto. Ah, forse era di ucciderli tutti? Oh. Curarsi. Può darsi che sia troppo, se ammazzali tutti sti stronzi, vabbè. La tua doppietta è qui vicino. Un cimelio del passato. I sacerdoti l'hanno nascosta in questo posto remoto. Mitica la doppietta, minchia quanto sangue. Ammazza quanto sangue. Ebbene. È lì dentro la doppietta, vabbè, prima armiamoci. E poi via. Eccoli. Dammi la doppietta. Dove l'hanno messa? Oh oh. E che cacchio? Ok, non si torna indietro. Quello? Ci arriviamo lì così. No. Ottimo. Innescatore. Sono demoni ambientali che vagano per il mondo gioco. Vagano, se li spari sbalzano, sono spazzati e disciplinano contro i nemici. Ottimo. Attenzione agli addetti diversamente mortali, lo Slayer si trova nella struttura, procedere all'aggressione. Grandi. Bam. Procedere all'aggressione. Ma bastardi. Siamo un posto cretino. Vai. Pam. Urca. No. Questo è meglio. Ok. Oh cazzo, Rola, vieni qua, bravo. A me gli occhi. Prego, scusi. Dai, che spasso su usare queste cose. Ok, prossimo con la motosega. Cazzarola. Boom. Eccolo qua, prossimo con la motosega. Bisogna di munizioni. Dai. Vai. No, figlio. Cavolo. Vieni. Vieni da papino. Va bene, anche lì. Boh. Che spettacolo! Ah, che miseria!
Oh cazzo! Aiuto! Ai ai ai, brucia, brucia, brucia! Che spettacolo! Mamma mia! Mancano solo questi due picci! Va bene! Casino! Attenzione! Apri, apri, apri! No, per ora no, vediamo. C'è qualcosa da colpire per aprirlo? Forse questo? Prima però serve la doppietta, non lo so. Ah no, prima la mappa, va. Ok, tac. Ottimo. Così. No, abbiamo l'automappa e rivediamo tutti i punti segreti di questa... quest'area. Questo? E niente, intanto chiedo anche a voi, ma se state vedendo questo video, cosa ne pensate? Cosa ne pensate di Doom Eternal? Sta piacendo? State giocando prima di tutto? Sta piacendo? Invece state giocando al mitico Animal Crossing New Horizons, come vi sembra? Piace? E sono usciti tutti e due lo stesso giorno, un po' diversi uno con l'altro, ma vabbè. Ehi, questo? Una cosa vorrei capire, come arrivare qua? Magari c'è una parete da sfondare da qualche parte, che altri ingressi non li vedo, oppure arrivando in quel punto lo sblocchiamo, non lo so, vediamo. Vediamo. Ok. Ah beh, non fa malissimo. Fa danni, ma non tantissimo. Optimus. Ah, eccolo. Vediamo di sfida? Sì, dai. Prima di attivare questo affare. Vediamo di sfida. Ah no, aspetta, qui c'è anche da recuperare qualcosina. Visto poco fa. Sono troppo in alto. Sopra. Vabbè, prima qua. Non perdiamoci una bella sfida. Vai, ciao. Sì. Vai con l'evento segreto. No. Ma sì, è viva invece, l'ho preso. Vai. Oh cazzarola. Oh, pigliati sto coso. Di già, grandi. Spaccaculi. Grande. Ne abbiamo disfatti. Basta. L'importante era attivare l'evento e massacrarli. Fuck. Nostra destinazione è quella. No, sto coso è chiuso da un'altra parte. Cavolo. Urca. Ma no. Crepa. Prima di spingerli. Vediamo cosa c'è qua. Oh! Cacchio! Un bel potenziamento! Sembra che si possano spingere. Ok. Ah no, non si possono spingere. Ok. Però è difficile mancare questo potenziamento. Tira giù. Ok. Boom.
Dopodiché, allora, qui ci siamo già stati, qui non si è aperto niente. Va bene. Questo invece cosa apre? Ah, che scemo, è vero che stavo sentinella. Stavo aspettando cosa? Potenziamoci. Getto di napalm. I demoni pesanti e super pesanti rimangono incendiati più a lungo. Ok. I demoni pesanti e super pesanti. Ok. Questo invece è le munizioni. Per quanto riguarda le munizioni, magnete risorse. Qualcosa per le munizioni ci serve. Aumento corazza, getto infuocato. Finché la tua salute è al massimo, tutti i fornimenti di salute contribuiscono al pugno di sangue. È difficile però. Magnete risorse, va bene. Corazza per sangue. Finché la tua corazza è al massimo, tutti i fornimenti... È difficile avere sempre la corazza al massimo. Gli direi tutto al più. L'aumento della corazza del getto infuocato, oppure il getto di napalm. Diventano pesanti e super pesanti, rimangono incendiati più a lungo. Dai, blocchiamo questo. Serve tutto, serve tutto. Tutto fa brodo. Anche la salute serve, però tutto fa brodo. Quindi preferisco sbloccare questo. Tutto serve qui, tutto. Niente è inutile. Qua. No, qui ci siamo già stati, appunto. Non c'è nient'altro. Poi. Lì c'è l'armatura. Ma ci si arriverà dopo, immagino. Vai. Cacchio. Ah, ok. Sì, chi è? Ah, no, niente. Sembra che si sia sparato. Ok, questa va sbloccata. Dopo allora, prima giù. Prima scendiamo. Ok. Teniamo il mitra. Tutum. Ok, cazzottone della Madonna. Yeppa. Ah, adesso lì, ok. Che mani gigantesche. Andiamo. Ascensorino. Chi è? Chi è? Urca. Vieni da papparino. Dammi un po' di munizioni, grazie. Ma che gentile. Volete crepare o no? Oh, bravi! Salve! È tipo una fabbrica di queste cose. Piano piano piano, fammi raccapezzare un attimo questo. Vaccaccia miseriaccia, come si prende? Ah, con quello, ok. Eh no, più di così non va su. Qui non c'è nessun ingresso. Eccolo qua. Questo. Vai su, vai su, vai su. Ok, trovato. Questo fa comodo. La batteria delle sentinelle, buono. Buono, 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 buono vero, buono vero. Ottimo. Hola. La vita prosperità, ciao Pedone. Come va? Buonasera. Come va? Te come stai? Io tutto ok, tutto ok, dai, tutto a posto, niente di nuovo. Ah, ok. Veste di nero sorvegliante. Ah, ok, bene, giustamente. Fino al 3 aprile ancora a vedere. Ok. Intanto lì che mi sto aggiungendo.
Ok. Sono solo quelli che vivono lì. È notturno, che sfiga. Cavoli. La movibile sì, per chi risiede lì. Capisco, però non capisco. Per chi vive lì è importante. Insomma, la figura del notturno. Aiuto, ma no, ma dai. Aiuto. Ok. Che non è che faccia malissimo, però. Che maledetto. Ok, va bene, cambiamo. Quello, madonna. E questo? Cos'hai di speciale per essere stato messo qui? Ma io impugno i lanciarazzi, non si sa mai. La Vergine Norimberga. Ottimo. Ciao, va. Grande. Adios. Oh, che cazzo? Siamo nel suo coso. Ah sì, ma che Connessione figata. neurale riuscita. Ora controlli il Revenant a distanza. Usalo per riappropriarti dell'arma. Ma pensa a te, che figata. Bello. Siamo in stealth. Siamo occultati i nemici. Spazio per saltare. Jetpack col destro. Figo anche il jetpack. Mouse 2 per volare col jetpack. Mouse con la sinistra per attivare il post bruciatore e schivare lo Slayer. Se esaurisci il carburante non potrai utilizzare queste due abilità finché non sarà ricaricato. Bello, perché in realtà è il tutorial per i nemici. Premi 1 per sparare i razzi gemelli, premi F per lanciare una salva di razzi. Un attacco potente che richiede un breve tempo di preparazione. Ma che figata! Ma che cacchio di figata! Salve, sono un traditore! Ma figo, puoi anche volare col jetpack. Figata, una salva di razzi. È potente però. Chi è che c'è ancora? Ah, c'è uno simile a me. Okay. Ma che cazzo di figata! Buah! A pezzi, no? Levati! Quanta salute abbiamo? È parecchia, meno male! La ricarica sto jetpack, ok. Mori? Ok, mori, ma che figata il tutorial per lo Slayer, ma che cazzo di figata. Ora bevo. Dai, crepa. Prima lui, occupiamoci uno alla volta, urca, urca, prima d'ora adesso. Una bella F. Sta ricaricando, ma che okay, ne abbiamo bisogno perché sono i due. Sono pericolosi quanto noi. Oh cazzo, cazzo, cazzo. Quanto mi stai sulle palle tu. Cacodemone non è da sottovalutare. Sì. Ma che figata il jetpack. Grandissimo. Mai avrei potuto scegliere il titolo più adatto alla lana. Che mangi budini. Alla fine. Ma si arrampica anche lui, ma grandissimo. Che figata, ma che cazzo di figata sto gioco. Buonasera, Immortal, buonasera. Hola. Mi sa che con le mani di ricotta non è capace. Però intanto ci sta portando la leggendaria doppietta. Piano, 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 piano.
giustamente. Dentro. Anche ti ricorda. Sì, siamo camuffati, va. E adesso? Fa anche inchinare. È grandissimo. Adesso la proviamo su di lui. Che figata. Wow. Grandissimo. Tchum. Messo. Come secondario. Non posso, al momento non abbiamo niente, dobbiamo potenziarla. Apriti sesamo. Apri tutto. Se non ne frega, fammi uscire tutti, fammi uscire. Vogliamo il massacro, vai, vai. Come on, bitches. Oh. Io. Oh yeah. Sono un po' troppo sborone, ma fa niente. Urca. No, non morire così. Non morire così. Non morire, non morire. Fatti uccidere. Ok. Uah, vita. Mostruosità mia. L'hanno preso gli... alla lettera il disegno. Oh cazzo, chi è? Oh Cristo, chi è? Ancora tu, maledetto cacco demone. Ah, salute critica. Ok. Dove è il cacco demone di merda? Ok. Vieni, paparino. Chi è? Ok, l'altro motto, perché abbiamo il pugno potenziato. Bene, bene, bene. Quante munizioni che è andata. Allora, doppietta, eh. Ok, Soul di Buddha. Ma che era sta cosa della ruota delle armi? Ah, quella Q, ok, ok. Col Q. Vediamo se qui rallenta il tempo o... più o meno, sì, rallenta di bestia il tempo. Ok, è meglio ricordarsi del Q. Esatto, mancava qualcosa ed era questo. Mi piango di essermi lasciato una vita alle spalle prima, ma non c'è spazio per i rimpianti, solo per il massacro. Andiamo da questa parte. Attenzione, avviso alla base dei seguaci. Distruggere lo Slayer. Dovete salvare il sacerdote. Ripeto, salvate il sacerdote. Occhio. Gambizzato, ciao. Dai, venite avanti. Non siate timidi, venite, venite. Qua c'è qualcosa che ci serve? No? Ok, dammi le munizioni per favore. Oh, perfetto. Bestia, ma ti ne arrivano? Oh! Brisa! Che cazzo, aspetta a morire che ti butto addosso il fuoco. Porca zozza. Attenzione, ho l'armatura e salute, tutto il necessario. Dai che siamo quasi il sacerdote, dai che ti strappiamo il collo. Quindi dobbiamo andare davanti, vediamo se c'è qualche cosa di nascosto.
velocemente, anche se in realtà attenzione, qui non trovano niente. Anche un burlagio, no, burlagio no, qui davanti. E no, e attivare il potenziamento prima, cioè quel robo lì che ti lancia verso l'alto. Allora, noi siamo arrivati da qua, no? Sì, certo. Devo andare lassù dopo. Dov'è il passaggio? Lo sono fumato prima. No, eccolo qua. Ok, ottimo. Aiuto, non si torna indietro. No, 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 no. Porca miseria. Ok, ciao. Sali, 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 sali. Ok, era doppio l'ingresso. Bene. Quello dall'altra parte mi sono trovato meglio. Quello girato dalla parte opposta mi sono trovato meglio. Quelle, per l'illuminazione, penso. Ah, le polle, ampolle, ah, quelle con liquido blu, quelle che ho raccolto prima, vita, vita, pedone. Sono salute, piccole ampolle di salute. Piccole ampollucce di salute. Ok. Come dissero Castor e Polluce, è ora di fargli il culo. Così dissero e così faremo. C'è qualcosa qua sotto? No, per ora no. Nada. Dove ci sarebbe stato qualcosa? Non è necessario, non è obbligatorio. Ah, qui c'è qualcosa. Chi è che salta fuori? Urca! I vecchi amici. Teste esplosive. Chi è che spara così? Ah, maledetti imp. Sempre voi. L'età di bastardi. Ecco fatto. No, sei ancora vivo. Un altro, anche lui. Per ora. Eccolo là. Questo le budella a volare via, quindi dovremmo avercela fatta. Carica. Ok. Bene. Chi cazzo è? Ah, bastardo di un coso. Puoi stare fermo un attimo. Allora. E subito i nemici cercano di uccidere. Ok. Gira, 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 gira. Che figata. Mai avrei pensato che in FPS sarebbero riusciti a introdurre in maniera divertente elementi che ci sono nei giochi in terza persona. Mi ricordo un po'. Mi sono perso un po' la lontana. Però insomma ci sta, è bello. In prima persona e l'altro in terza, però insomma grandi di software, insomma non siamo degni, chissà perché sto figuro fanno i teschi umani, teschio demone forse più avanti, ma non spoileriamo. Ma qui c'è l'armatura. Oh, ma c'è anche un bus. Oh sì! Ho sprecato i robi esplosivi, ma fa niente. Mitica, mitica. Oh cazzo!
Sì, perfetto. Aia, ma che cazzo di frusti? No! Bastardi. Come ho fallito? Ah, porco cazzo. E non vale... non vale usare la vita. Aia. Ah no, qua c'è il tempo limite, dai 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 dai. Oh cazzol. Il tuo segreto è bastardo. Va bene, carica checkpoint. Che caricamenti immediati, che gran figata. Ops. Allora, beh, giustamente sono schiattato. Però l'evento segreto fa perdere le vite, arrangi. Arrangio adesso. Ok, occhio. Vattene. Ok, sono in rotta di collusione, sti bastardi. Astia, che male. Ma che figata, davvero. Ste cose sulle quali ci si può arrampicare in questa maniera ricordano anche un po' God of War, quei giochi. Anche il battiscone di software, non siamo degni. Attenzione, Optimus. Optimus Prime. Vai, gira, 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 gira. Gira, gira, gira. Gira, 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 gira. In sicurezza. Ok. Quanto lasciamo le sfere esplosive. Armatura. Botta. Ai 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 ai. Che cazzo, che cazzo. Calmi, 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 calmi. Sì, cazzo. Occhio, cazzarola. Come si può fare questo? Proviamo con la doppietta, dai. Ce l'hanno data, magari è un evento pensato apposta per la doppietta. Qua. State buoni. Ok. Allora, c'è l'altro bastardo. Dai zio, mori. Zio bello. Allora, qui c'è tutto quello che mi serve. Salute e vita. Ok. Vabbè, più lo rifai più diventi veloce. Ma questa non è neanche potenziata, Cribbio. Un fuoco continuo della doppietta. Del fucile. Esatto, se non esplode. Me lo recuperi, perdone. Lo passi tu. Urco Digger se fanno male. Muori, bastardo. Ok. Dai, crepate! Che porca puttana! Levati dei coglioni! Ah. Dai, 6 secondi! Troppo tempo! Dai! E muori! Ehi, Cristo! Ah. Evviva! Non vuoi buttare fuoco così, no! Perché la R di solito sono abituato a ricaricare fin troppo spesso. Qui non serve a niente. Per fortuna. Fatto, fatto, pedone. È andata, grazie allo stesso per il suggerimento. Cazzo, che male. Aia. One up. Ma non ho capito. Piano, 16 di... piano, piano, piano. Lì no. Qui c'è ancora un po' di vita, un po' di salute.
e un po' di armatura. Ma smetti tu? Ok, grazie. No, tocca rifare la sezione, invece no, c'è la vita. Perché sprecarla? Allora, appena si apre, sparo, però dopo vediamo dove bisogna andare. Ok. Quello si apre. Ma dopo si chiude anche. Wow! Sangue che cola. Ah, one up è lì, ok. Guardatevi. Ok. Una vita. Oh, via, via però. Oh, i tentacoloni. Giustamente queste qui condividono le munizioni, quindi le ho esaurite. Chi è? Salve! Tentacoloni! Eia! Servono munizioni per ragazzi! Oh, oh, ma che cazzo è? Ah, tentacolone! Che cartella! Che cazzotti che tira qui, punto di domanda. I dischi li abbiamo visto l'altra volta come funzionano, si utilizzano sull'astronave, si utilizzano sull'astronave, quindi per ora niente. Ok, questo scende piano piano e sale ancora più lentamente. Perché c'è da prendere questa cosa? Ok. Ma bastardo. Ah, adesso posso usare la doppietta, così. Posso saltare fuori un altro tentacolone. Jack. E adesso sono le munizioni per il fucile al plasma. Cazzo! Io vedi una gran baldraccona. E qua? Ah! Ok! Cavo un pezzo! Gran figata! Sera! Come va? Oh, oh, oh. Ah, siamo tornati qua. Osti. Sì, 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 sì. Permesso, ok. Vittoriodi, cacodemoni. Sta per esplodere. Yeah. Uè, tu, se non ti senti male con quei moncherini, eh. Troppo questo. Tutti morti. Esatto, c'è tutto, grandissimo. Grandissimi pure i vinili. Va bene anche. Ho detto di software, mitici. Mitici. Qua. Ah, ok, ci sono ancora un po' di munizioni, cosa. Fa sempre comodo. Tac. No, questo è il robo che mi ha portato su, ok. Poi c'è da prendere a cazzotti gli affari. Sono a tempo, allora uno è lì in bella vista. Allora, qui dove siamo? Un'area iniziale? No, ci assomiglia ma non è. Oh cazzo, piano questo ghiaccio. Facciamo scherzo quello. Cazzo, scivolo, scivolo.
vabbè, fa niente, ci vogliamo comunque. Ma cosa faccia lì? Non è un volto demoniaco, guardate che roba, scolpito nel ghiaccio. Penso di dover andare là sotto, o no? Ma io ci provo, poi vediamo. Ancora una vita e 125 di salute. Esatto, tantissimo sostegno. Esatto, segreto scoperto. Oh, ma c'è uno di questi robi pacioccosi. Ma che figata. Aspetta, dai, un'arma che lo ingombri tantissimo. Vabbè, sono un po' ingombranti. Già, ma come si fa a fare screen sto gioco? Un attimo, scusate. Modalità foto, sì, ma come? Disponibili sono in selezione missione. Ok, vabbè, niente allora. Addio. No. Ok, va bene. E poi? No, ma devo tornare su in qualche maniera. Oh. Resistente lo zio, ecco qua, eh. Ah, ecco, ok, si parlaccia. Sono... Ottimo. Ah. Perfetto. È una figata. Non so che mostro rappresenti, però è geniale. Vai. Come? C'è un altro da prendere a cazzotti. Questo qui, ok. Allora qui c'è uno da prendere a cazzotti. Ce n'è uno da prendere a cazzotti. Poi ce n'era un altro. Sotto qui non c'è niente. Oh sì, no. Sì, no, sì, no, no. Ah, a meno che non serva che sia su anche questo. Può darsi. Sì, deve essere su anche questo, mi sa. Se no non ci darebbero continuamente le munizioni a sto punto. Quindi... Ok. Esatto. Stai stancando, Slayer. Intaccheremo la tua risolutezza. Tu dici? Dai, datemi un piccolo le mani nella testa delle tue creature. Poi vediamo, poi si vedrà. Chiave dei seguaci, non ce l'ho. Invece sì. Sì. Sì, bravi, così. Ciao. Dai, vieni avanti. C'è paura. C'è che non va. Ok. Vabbè. Non sono abbastanza temerario. Ottimo. Non serviva a mettere in moto quella roba. Adesso invece sì che servirà. Vieni. Guarda il rognaccio. Figlio di gran baldracca. Che figlio di gran baldracca. Scendi da lì. Ma pensa a te. Che cazzo fate? Come usate? L'esplosione ha distrutto anche l'affare. Che il nemico quello grosso. Uh.
Beep. Beep. Il cazzato d'ascensore ti portasse ancora su, forse no? Era sì, esatto, bravo, era proprio quello, eh no. L'avevo capito subito, però. Bravo, bravo, pedone, esatto. No, qua. Non c'è ancora il sacerdote, oppure sì? Questo? Ma che cazzo di figata non è? Ma che cazzo di figata non è? Bello, tutto sbudellato. Oh. Pepe Pemper di aver visto qualcosa. Yes. Cazzo. No, 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 no. Ah, sfigaccia. Però penso sia il punto giusto in cui andare. Esatto, esatto. Adesso bisogna fare tutto il giro lì. Quindi diamo un'occhiata in giro. C'è qualcosa di utile. La vita la lasciamo lì per dopo. Salve. Ah, la chiave. Aia, prendi pure un cancello Slayer. È tipo un achievement per prendere, se lo prendi a pugni. Dove sarà la chiave? Di solito è nei paraggi, eh. Potrebbe essere benissimo là dietro la chiave del cancello Slayer. Cavolo. E beh, però non ci arriviamo. Prima di proseguire, eccola lì. Ancora qui. Allora, c'è l'unico muro illuminato. Ok. Dovremmo arrivarci quasi subito. Quanto pare. Perfetto. Oh cazzo. Perché la prima volta senza che vedo l'ho fatto, adesso che so dove ci cado. Cribbio. Platformer RPG, esatto, bello, sì sì. Davvero, se non fosse che anche in su slide direi che una palla al piede. Esatto. Niente, se non su slide non va bene. Esatto, pedone. No! Ok, è andata bene. Perfetto, allora. Dai, 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 dai! Quetzal! La chiave è lì. Ottimo! Chiave Slayer acquisita. Ah, si è aperta la porta. Vabbè, dai. Famo la prova Slayer, va. Abbiamo due vite. Usiamole. Speriamo di non usare neanche una. Ah, vai. Chiavona. Epica anche la chiave. Allora. Doppietta. E via, si parte. Eccola, l'arena. Aia cazzo, aia aia aia, via via via. Sono rimasto troppo tempo nello stesso posto. Resto prima ci circondino. Oh, sotto, 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 forse c'è della vita. Forse. Sì, evviva. Dai che loro ci stanno seguendo nella parte sbagliata. Oh! Dammi un po' di vita. Ma io non troppo in fretta questa arma. No, cazzo! Piano, piano, non crepate subito. Usti, tu sì, tu sì. Okay.
dammi un po' di munizioni, bravo. Ah, aiuto, aiuto. Il cazzo. Vita extra attivata, cazzo. Ah, devo salvare una vita. Vai di doppietta, vai di doppietta. Ok, oh. Sciò, questo è il mio posticino privato. Chi c'è qua? Allora, prima i piccoletti, dai. Ciao. Adesso il grosso era già andato. Ammo. Grazie. Il cacco demone di sto cavolo. Esplodi, maledetto. No, chi è che rompe? Cacco demone di sto cazzo. Ok. Vita. Dai. Sì. Voglio usare il coso lì, sì. Esplosivo. Ok. Ohia, che male, cazzarola. Questi cosa sono? Non mi ricordavo che mi avessero presentato. Chi siete? Ufu. Cacco demone. Magna. Sì. Dammi la vita. Oh. Ammo. Esatto. C'è un altro cacco demone? No, c'è un altro cacco strozzi giganti. Retromarcia e poi avanti tutta. Flash. Vai giù, bestione. Dove fai dentro il cervello? Ecco un po' del cervello. Figlio di puttana! Oh, ok. Via. Ok. Oh, cazzo! Quanti sono? E vabbè. Ok. Oh, dammi la vita! Ottimo! Ok. Come schiatta, sì, cazzo! Ci siamo? Su! Ok. Mamma mia! Devo avere anche gli occhi dietro! Zah! Vieni da paparino! Ok! Grazie per le munizioni! Ops! No! Chi è che c'è ancora? Ancora tu! Vaffanculo. Dai. Ok, sì. Mangia. Grande. Come poppa. Ok. Dai. Allora, quindi dalle munizioni. Il tuo fratello qua ha la vita. Sì. 3 su 3, buono. Mi devastation. Ci ho messo un po' di vite, ma fa niente, dai. Ciao a tutti. Allora, buonasera. Buonasera Johnny, come va?
Non si capisce, che strano. Che strano, Johnny. Boh. Si ferma per un anno, si ferma. Niente, è finita. Finita per un anno. Più o meno, più donne. Minchia, che figata però. Porca vacca, raga. No, mi sta piacendo e saltando tantissimo. Allora, adesso abbiamo a che fare con sto pezzo di cacca. Ah, devo rifare il giro, giusto, 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 perché sono messo a massacrare demoni, come giusto che sia, come cosa buona e giusta, ma adesso, Cristo, adesso dobbiamo andare là sotto. Ok, ma potrei anche evitarmi il salto con quell'affare, immagino. Sì, infatti, si può evitare tranquillamente. Perfect. Ma no, stupido, il coso. Cazzo. Cazzo. Ok, sali, sali, sali. Vola, vola, vola. Vola, 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 vola. Sì. Ok, abbiamo fatto tutto il giro per arrivare a prendere la chiave e adesso... adesso invece... Ui, no, non facciamo scherzi. Allora, qui, ok, fatto. Poi... no, 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 non farmi volare. Ah no, tutto sto casino era per la chiave e basta. Minchia. Sta una cosa. Vedo qualcosa ballare in fondo. Cos'è? Ah, ma c'è un'altra strada qui. No, qui. No, qui, di là. No, niente. No, è solo questa. E non solo questa. Ah. E quindi mo? Allora, c'è da arrivare lassù e tirare un cazzotto col robo. E farlo scendere, giusto? Ma dove devo passare? Devo tirare un cazzotto strano, non ci arriverò mai. Ah, quello dobbiamo farlo cadere qua, dai. Porco diga, dai. Ok. Ma quello l'ha fatto cadere. Ma no, Dio buon. Però se intanto lì vado a prendere la chiave e basta. Come ci arrivo lassù? Dove si passa? Qui no, assolutamente. E lì devo tirargli un cazzottone. Allora. A meno che non mi sia fumato qualche altro posto in cui dobbiamo andare, perché là c'è qualcosa, ma è solo, no, ma è il riflesso di quello, è solamente il riflesso di quel robo. Ah, niente, no, ma toppare la strada è qua. Tip. Cosa cavolo ho lasciato indietro? Ah, forse questo? Ah, trivia. Magari quell'affare verde ci apre la strada. Ok. Andiamo. No. What? Ah, oh cazzo. Ottimo. Non era così difficile. Ok, la più difficile è raggiungere la chiave. Ma no, dai. Aspettavo di dover fare chissà che giro, invece no, dai, non era difficile. Wow! Non sono da guardare bene. Allora, dopo, dopo, pedone, lunga vita e prosperità. Buona chiusura contabile. Buona chiusura contabile, contabile. Allora, dopo.
peccato, Fedora, sì. Peccato Siri, però dai, tornerà, tornerà. Non ci credo che sta fermo per un anno. Dai, spacca tutto. No, prima ci fa, giustamente ce lo fa fare a noi. Figata. Così si fa. Toh. Buon sveglio. Grande. Che piattaforma particolare. Tutta di organi, di roba smembrata. Che bella immagine. E allora? Niente. Bella, bella vista qua. Non sempre tra noi, ma sì, Johnny, ma già ho fatto 10.000 annunci così tanto per. Ogni tanto li prende. Ogni tanto è sempre tra noi. Ha disdetto sì, ha disdetto le prenotazioni forse. Lui è quello che avevo, ce l'ho e basta. Esatto, Gianni. A me ricorda Knight Rider. È finito Interceptor, Guerriero della strada, ovvero il primo Mad Max. Ma non può fermare nessuno, non mi tiro dietro di fronte alle sfide. E poi è finita! È finita! Notevo la tua ira. Questa è una partita che non puoi vincere. Vieni a prendermi, Slayer. Ti aspetto. Stai cagando sotto, eh? Prendi il treno per il regno del terrore. Wow! Ma non ho pagato il biglietto, va bene lo stesso. Urca, è profondo qui. Che figate. Il treno per il regno del terrore, via! Non vedo l'ora. Però prima esploratina, esploratina. Esatto, Gianni. Praticamente. Praticamente l'hai riassunto. Mi sa che mi è sfuggito il messaggio. Comunque, come va Johnny? Come va? Come è passato questo weekend? Guardare Gittola, eh? Dì la verità. Hai dedicato tutto a Gittola, ti sei dedicato tutto a lei. Adesso vieni a casa, giusto? Non in questo periodo, ma più avanti, più avanti. Verrà a casa, giusto? Tutto ok, grazie, tutto ok. Tutto a posto. Gracias. Vai col treno del terrore. Per il regno del terrore. Oh, che figata. Ok, ma ci sta dicendo, armati perché. La sfida si fa ardua. Mi stai riposando un po' no? Tra un esercizio e l'altro, Johnny. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bisogna riposarsi ogni tanto. Intanto abbiamo anche i potenziamenti e Quetzal. Ma che sfiga, ma che. Oh, che bastardi. Sono sti scherzi da prete. Scherzi da prete demoniaco. Ciao! Allora, prima di tutto la salute. Le munizioni vengono per seconde, ma non sono meno importanti. Poi gli esplosivi. Cazzo, devo beccarli per robidi. Ma non è facile. Ok, muori. Questa è un po' più facile.
Ostia! Via, via, via! Mai sottovalutare quella bestia lì. Fatti sbudellare! Ok, grazie. Vai, con fucile al plasma. Oh, oh, oh. Buono. Fatti buono. Oh no, il mio... cazzo, non ho fatto il tempo a leggere. Ho perso un po' che tempo. Aia, cazzo. Vado a stare. Pingimi su. Vita ce n'è, abbiamo, ti saluto. Sì, Cristo. Era lì davanti a me. Vabbè, non ti ho fatto il tempo. Tac. Serve un mix di tutto. Sì. Mi serviva tanto la salute, ma fa niente. Dammi roba. Oh. Pium. Muori. Che sgambetto. Dai cervello. Ostia. Ok. Dai. Sì, cazzo. Fottiti. Wow! Occhio alla roba esplosiva! Serve per lui, ok. Cazzo! Fatti smudellare! La motosega! Via! No! Wow! Aiuto, macello! Chi c'è? Dov'è la vita? Qua! No! Dannazione! Per un pelo. Ma ci arriveremo col prossimo giro. Buonanotte, Immortan. Hola. Quanta c'è in giro di salute. Tra l'altro ci siamo lasciati alle spalle gran parte dei nemici. Ehi. Che cazzo di... Il biscio che frusta. Ma gli schiena, prova lo drusto di steglia. Lo fa passare definitivamente. Ciao. Dai, crepa bastardo. Ammo, munizione. Non va bene, no, maledetto. Hai una brutta fattura lì. Oh. Merda, munizioni esaurite, cazzo. Ah no, eccole qua. Ok. Dobbiamo squartarne uno con la motosega. Che non ci sarà possibile. Come si fa? L'avevo così fatta prima, ma adesso no. Non si arrampica, oh. Pensa a te. Sono agili, eh. Eccolo. Ribio. Oh, la vita qui. Sì.
Dopo, dopo, dopo rifate a voi, dai. E va bene, niente. Un attimo, dov'è? Ok, non c'era Z qui. Devo ricordarmi di premere qui. Dai, occhio, Risto, che male! E vaffanculo! Accidenti! Ah! Muori! Salute, salute, salute! Chi manca? Ah, il cervello, ok. Cervello! Hai paura adesso, eh! Il sacerdote si è fermato. Sto agganciando il suo segnale. Esatto, di Sbarret. Buonasera. Lunga vita e prosperità. Violenza. Lunga vita e prosperità. Violenza. Si sposano insieme. Disse il sommo. Allora, vediamo cosa abbiamo lasciato. Oh, di Armor Shard. Adesso c'è un po' più di tranquillità della vita. E qua? Un segretino. Vada via in ciappa, ve l'ho trovato prima. Avessimo trovato prima, saremmo diventati fortissimi. Pazienza! Scusa! Scusa! Non volevo andare avanti così senza chiedere il permesso. Oh, la madonna! Bestia, che livello! Bello, cavolo! Trotto, 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 trotto. Adesso sì, si può viaggiare rapidamente, giustamente. Allora, la caverna del pentimento. Abbiamo visto tutto, giusto? Ok, ok, ok. Qui è tutto a posto. La stazione di inquisizione. È il posto giusto in cui andare. No, un pelino più avanti. Qua ci sono un paio di punti di domanda là sotto. Tab. Allora, basilica. Ma aspetta, allora, forse siamo nel posto giusto, ci dobbiamo arrivare da qui, vediamo. Dove sono i punti di domanda? Accidenti, sono un po' più in là. Ok. Mancubus, il punto debole, stringi i cannoni da braccio per disabitare i suoi lanciafiamme. Ok, questo lo sappiamo. Forse perché qui lo incontri per la prima volta, per quello te lo dice. Ok. No, ma è chiuso. Che è chiuso, forse perché si arrivava poi dopo. Eia. E allora proviamo ad avanzare, proviamo il prossimo viaggio rapido. La basilica, la fucina, la trasfigurazione, proviamo ad andare qua. Sì, esatto, lanciafiamme, sì, ce l'abbiamo, Johnny, sì sì, certo, certo che sì. Dannazione! No, qui? No, questo è il posto giusto in cui andare. Ok, torniamo un attimo su. Abbiamo detto la fucina della trasfigurazione. Esatto! Allora, un punto di domanda è lassù. Grande! Cheat code, grandissimi! Grandissimi! E ti mettono a disposizione i cheat.
togliamo il pericolo di farci male con questi esplosivi, ma penso che qui sia finita. Ok, bisogna scendere, perfetto. Per il prossimo punto di domanda che ci siamo lasciati indietro, si deve scendere. Bloccato? Perché? Ah, questo non è bloccato però. Grande soldato. Ah, ecco perché era bloccato. No, giusto, se non avessi capito che è il soldato Berserk. Se ne mandano tre, come promemoria. Non sai chi è, vuoi sapere chi è, Trak? Qui c'è una vita che ci siamo fumati. Andiamo. Sì, sì, quello da schiena, Johnny, esatto, certo. Proprio quello, sì, sì. Serve dal fuoco ai nemici e nel momento in cui li spari, praticamente ottieni armor shard, ovvero potenziamenti per l'armatura, pezzetti per l'armatura. Qua cosa c'è? Ah, questo l'abbiamo già preso, ok. La vita invece dov'è? Vera la vita, quella con la... Eccola qua, qui, 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 qui. Ma dove qui? Qui dove? Qui dove, cacchio? Qui, 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 qui c'è una vita, lo vedete? Questo posto che cos'è? E qua il posto, vediamo. Boh, proviamo ad andare avanti un attimo da qui, magari... Magari ho capito qual è... Oh, yeah, yeah, yeah. Fenomenale comunque questo dono, veramente, cavoli. Cavoli! Manca ancora molto per sta testa. Di cavolo di coso, un po' incasinata la questione. Boh, proseguire. Ma no, è troppo avanti mi sa qua. No, no, è troppo avanti qua, cacchio. Scusate, torniamo, ma scusate cosa, dobbiamo tornare indietro a recuperare un potenziamento alla stazione, vai. Potenziamenti sono fondamentali. Allora, qua, qua, sopra, no, sopra dove cacchio? Dai, ci sono passato poco fa. Eh no, ma qui è chiuso, accidenti. Meno che lì sotto non vai a fare cose che poi ti servono sopra per andare avanti. Vediamo, forse sì. O forse no. Cavolo. Vediamolo qui. Ostrica. Io anche, per favore. Ok. Ma dai! Ciao! Mamma mia, ciao! Ok, perfetto. Perfetto. Ok. Wow. Poi saltino sulle bare.
Pregio. Ah, ok, qui, finito. Ok, un po' di munizioni fa sempre comodo. Il robottino abbiamo recuperato. Come mi si piace, si va avanti qua. Qua c'è il robottino. Ehi! No, non da segni di vita, neanche di non vita. Boh, non lo so, siamo un po' stuccati qui. Allora niente, andiamo avanti. Invece che la stazione, andiamo alla basilica di nuovo. E invece che andare avanti, torniamo indietro. Boh, allora. Come si arriva qua? Quello è il fatto, che non mi ricordo più. Ah, questo è il teletrasporto, ok. E questo ci porta qui. Cacchio, sono troppo lontani adesso. Vabbè dai, per una vita lasciamo perdere. Tanto abbiamo trovato tutto quello che ci serviva. Punti di domanda non ne vedo più. Ah, qui c'è qualcosa però, cacchio. Dov'è? Cavolo, proprio dove ci trovavamo poco fa. Eh sì, c'è qui il robottino. Ma che cavolo, non abbiamo visto quello. Vai, non ti credo, fammi vedere. dopo Johnny. Tac. Dopo. Allora, qui ci siamo, no? Fin qua ci siamo. Ma come si apre sta cosa? Forse c'era tutto un sottolivello che non si può più aprire. È per quello che non possiamo più andarci, eh? Va bene. Però c'è qualcos'altro là. Eccolo lì. E come cacchio si prende? Tu come ti prendo? I fondelli, come si fa? Questo non possiamo più spostarlo, scusa, un attimo, vediamo. Poc, no, niente. Ok Johnny, vai vada Johnny, vada qua. Ma porca miseria. Qui sembra esserci un passaggio, ma come ci arrivo col passaggio? A meno che... ok. Grazie. Questo è utile. Basta dai, direi che ho preso questo coso, non ce ne sono altri così utili. Per potenziarci, diventare super forti e bellissimi. Basta. Guarda che indicato anche qua. Eccoli qua. Verde. Preso. Penso che abbiamo preso tutto qua. Tac. È tutto bello evidenziato. Quindi oggetti trovati. Tutti, giusto? Bene. Parte una vita che è qua, che non ho capito come si prende. Possiamo andare al finale. Via. Eccolo. Bella prima reazione. Ottimo. 17, ottimo. Con combattimento abbiamo fatto un macello. Reazione estirpata. Strada di cristallo, pioggia corazzata e maestro delle torrette, fatto, batteria delle sentinelle, è buono. Tutti evidenziati, ricompense, ottimo. La caccia sacerdote nella base artica ti ha portato alla struttura di scavo e ricerca del Doom Hunter, dove avrà luogo la resa dei conti. Sapendo che presto sarà costretto ad affrontarti, Degaranak
Ha ricostruito un vecchio nemico come sua guardia personale. Sconfuggi il Dumander e il sacerdote. Cadrà. Vai. Fuoco alle polveri. Vediamo. Allora, interludio. Trova un album. Grande violazione. Usa il terminale automappa. Fuoco alle polveri. Uccidi tre demoni con una singola granata frammentazione. Va bene. Ci proveremo. Che figata le sezioni di combattimento sui treni. Quanto sono belle. Quanto le amiamo. Quanto le amate. Munizioni esaurimento, non va bene, muori. Mi servono munizioni. Ok, dai pancione. Ok. Dai, state in tre tutti vicini vicini. E così vi faccio esplodere, prendiamo l'achievement. Anzi, l'obiettivo della missione. È uno degli obiettivi, anzi, dai, bravi, tutti vicini, bravi. Fatto. Let's go. Oh, cos'è che abbiamo tolto Il il freno a sacerdote mano? infernale è fermo ora e il suo guardiano è nella struttura più avanti. Grazie, Vega. Oh, che figata però. C'è una leggerissima tempesta. Arrivo con munizioni esaurimento e salute critica. Buono. Poi ai. Ottimo. Chi spara così? Dai, dannati imp. Oh, salute. Che figata. Per me è grande questo gioco. Cacchierola. Tratti anche rilassati, macelli, smaciulli e via. Però anche pensando, non è che sei fermo, immobile, cioè basta star lì a sparare a casaccio, ma no, no. Che bella la struttura in movimento, che figata questo engine. Ecco perché escono le fiamme da lì. Ok. Robottino. Ah, non c'è razzi, dai. Oh sì, no. Sparare con fucile plasma, accumula calore in eccesso. Ok. Raggio microonde, vero, l'ho usato pochissimo ultimamente, quindi andiamo di vampata incandescente, vai. Grazie, robottino. Robottini che adesso piacciono a Doom Slayer, non gli spacca più come faceva nel vecchio Doom. Ah, segretino. Che miseria. Ah, cavoli, se lo posso passare. Non si può. Ok, dovremmo farcela da qui. Vai. Eccoci. Grazie per il soldino. Optimus. Perfetto.
C'è pure una vita lassù. Ok, aspettiamola. Allora, cioè aspettiamo un corpo, bisogna andare lassù e poi tornare indietro, perfetto. Bello, bello, bello. No! Eccola lì la vita, dove vai, dove vai? Presa. Punto dei Pinky. E sono tornati anche i Pinky. E il Pinky è un demone pesante che carica il giocatore con la sua parte anteriore corazzata. Dove vuole il Pinky? La coda. Quindi si carica scavalcolo con un salto o aiutarlo con un scatto l'ultimo secondo per cercare di schiantare contro un muro. Dopodiché sparagli alla coda. Danni ingenti, esplora il codice e scopri così i demoni. Dai demoni, ok. Finalmente il ritorno dei Pinky. Lo aspettavamo tutti. Chi non vuole spugnellare un Pinky? Oh! Dammi la doppia... Cazzo, aspetta. Ok. Allora, il prossimo che becco un po' piccolino, motosega. Ok. Salute, cioè, salute dopo, dopo la salute. Prima il Pinky. Oh, vaffangulo. Dai, carica, basta. Vaffangulo, sì. Ok. Ok, macellato. Dai, un po' di munizioni, grazie. Che cazzo di picchio? Non ti permetto. Quelli? Questi in arrivo addirittura. Ciao bello. È troppo potente quest'arma. Non viene troppo in fretta. Ciao. Dai! Ok! Sì, 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 sì! In mezzo al casino! Sì! Ancora! Vai, vieni qua! Come on! Dai! Un ottimo! Ho sti cazzo di missile, finito o no? Ah! Dai che ti sputelliamo! Oh no 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 no, sta sputellando lui! Occhio, occhio, occhio! Mai siete volontari. Accidenti, oh. Cazzarola, dice della vita. Che qua. Vai. No, non c'era niente. Che cazzo fai? Ok. Urca. Ok. Ma me l'hai detto Pinky. Sto cazzo. Ai 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 ai. No 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 no. Via un'arma diversa. Ok. Via. Via. Armor. Salute. Energy. Oh no, energia anche lì. Hai rotto le palle, oh bravo. Ma bastardo. Vieni qua.
Venite qua, venite qua. Oh oh. Oh cazzo! Il bel! No, lì c'è dell'energia, ok. Altra salute c'è? Sì, è lui è salute. Ok. Anche tu sei salute. Quindi ci hai rotto le palle. Ok. Sì. No! Non si è ripreso, bastardo. Ma no, non morire così in fretta. Oh, cazzo. Vabbè. Per metterci giù un po' delicato, ma non voglio farmi morire subito, mi devo dare la vita. Niente. Dove? Ok. Che biscia schifosa. Ok. Sì. Un membro e sangue ovunque, yeah. Ok. No. No. Pimpatissimo. Basta. Un disbarred c'è ancora o è già andato? Sei ancora disbarred? Oh là. Apri. Questo? Non può che non lo trovavo. Base il Doom Hunter. Lei Doom Hunter, pardon. Lo lascio qui così se uno vuole leggerlo pian piano, se lo legga. Tanto nessuno vedrà questo video su YouTube. Pazienza. Doom Hunter, eccetera, eccetera, bla 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 bla, troppa roba. Non ci voglia di leggere. Bentornato, Johnny. Allora, no, mi pare non ci sia più nulla. Ah, invece... Eh no, sono munizioni. Ma siamo al massimo, bene. Ok. Carine anche le macchiette qua di sangue. Ancora sangue da tutte le parti. Non è stato facile trovare un avversario degno dello Slayer, ma penso che ne rimarrai colpito. Che gentile. Che accoglienza. Eccolo. Minchia. Ok, ci sta aspettando. Da capo a fondo, grande John. No, non sono brutte, però c'è tanta roba comunque in questo nuovo Doom. Però mi sta piacendo, è difficile al momento averne ancora in mente quanto mi stia piacendo, per ora parecchio. Poi vedremo avanzando. Che figata! Oh, la mappa, questo ha detto. C'è anche un piccolo premio. Grande rivelazione, esatto. Le sfide, cosa rimane? Ah, manca l'album collezionabile.
ci manca un vinile. Questa è la sezione d'entrata. Ah, fai punti domanda, deve essere tra i punti domanda ovviamente. Intanto ti presento un nemico, porca vacca, così vai in hype per la sfida una, per la sfidona. Probabilmente ha un punto debole sulla schiena, può essere. Ma vai, un avversario troppo sgravato, troppo potente, troppo. Vale, oh John, di avere anche una minima possibilità di vincere. Eccolo, arriva così con una bara. No, no, è un'altra cosa. Che c'è? What? Oh cazzo! Ci arrivo. Dove devo andare? Cazzo, non qui. Ok, aiuto. Aia. Ah, non posso. Ok. No, ok. E questa è la strada giusta per avanzare. Perfetto. Che bastardi sti cosi. Come scorre l'energia Argent? Scorre potente in questi tubi. Bello bello, vero, cavoli, che storia. Poi scorre anche il tempo. Siamo arrivati che era giorno, adesso diventa sempre più buio. Bello bello, cavoli. La sorella, bella bella. Andiamo, va. Guardalo lì. Presto, cambiamo arma. E dai, sulla vita, grazie. Che figata anche le musiche. Gran gioco, gran gioco. Contento di averlo comprato, cacchio. Stavo vedendo l'altro giorno, Johnny, che mi dicevi di Doom. Ma se non ricordo male, facciamo così un attimo. Fatto. Ok. Niente, se andate lì, c'è il precedente Doom 2016. Adesso mi sembra, non so se ci sono ancora chiavi, per chi volesse comunque acquistarlo, si trova veramente a un prezzo incredibile su PC, ovviamente 5,29 euro per Steam, 5,29 euro, sceso del 74%, e ci sono ancora chiavi disponibili, 5 chiavi, ragazzuoli, affrettatevi, 5 chiavi, ci sono 29 persone sulla pagina. 4,99, vedi. Ogni tanto. L'altro giorno era sempre così più o meno. Affrettatevi, non so se ci sia qualcun altro, magari no. Pazienza. Lasciamoli. Carogna. Ah,
Sembra strano, questo posto senza niente. Potrebbe essere, perché è l'ingresso per arrivare al boss. Al boss! Che figata però. Basta. Sono troppo distratto da questa figata allucinante. E lì lo stanno costruendo, un nemico. Una fabbrica di mostri. La prima uscita di questa è un po' aumentato, dici? Non dovrebbe essere sceso. In teoria dovrebbe essere sceso, Johnny. Alla fine è uscito quello nuovo. Quello vecchio. Instant gaming sceso di bestia. Intanto che c'era hype per Doom Eternal, lo facevano pagare un pochettino di più, non tantissimo, però comunque un pochettino di più. Sicuramente costava qualche euro in più, però vabbè. 5 ore 29, tanta roba. Cazzo, dove devo andare? No! Oh, ma che bastardata! Addio Bono! Ma dove devo andare? Quando sono rossi e cadono non vale più, no? Purtroppo non... Merda! Merda! Macarogna! Ma dove devo andare? Oh? Devo tornare indietro. che cacchio! Qua dobbiamo andare, ma è lontanissimo. No, adesso è salito Johnny. Tipo Horizon Zero Dawn. Opla! Ok, il posto è giusto. Scorre energia argent ovunque. E mo? Qua? Questo per fortuna non cade. Ah, ecco. Arrivo. Cosa c'è? Cos'è? Fa sta cosa, c'è un nuovo nemico? Rodarsi, Crepa! Spostati! Ah sì, è questo carogna, ma che sei? Che mostro orrendo! Ciao, pasciutino! Che cacchio! Aspettate, un'altra cosa? È trovare il disco! Voi? Voi siete saltati fuori, belli di mamma. Muori. E sta zitto. Fatti danno una scaldatina, lo sto a fare, no? Ah, bastardo. L'hai evitata la scaldatina. Missili. (Ride)
Abbiamo distrutto il jetpack. Bello. Che effetti della Madonna. Grande, grande. Che figata. mitico. Questa roba come si raggiunge? Vabbè, comunque dobbiamo andarci per forza, quindi lo scopriremo presto come si raggiunge. Vediamo se c'è qualcosa di nascosto. Qua no. Un punto di domanda. E che cazzo? Allora andiamo, torniamo indietro. Ah, se n'è andato purtroppo. Lì c'è scritto fai una donazione per far partire la GIF che è strafiga. Ah, sì, così. L'interpretazione è assolutamente corretta. Mi è tornato per una dosso, hola! Ci ho fatto tutto? Buono, buono. Buono, buono, pedone. Eccoci! Ma che bello, giocato ho trovato anima errante i teschi. Ottimo. Oh, c'è una paginina. Ok, questo ci parla dell'oscuro viceré del trono del caos. Rana, bla bla bla. Non ci voglia di leggerlo, anche se non sono male, però. Però alla fine ne approfitto invece per idratarmi. Mi spiace, Gianni, allora non lo vedrete mai. Allora mai. Intestino di vitello, praticamente. Il re del Argendur come sacerdote sentinelle. Ah, basta. Ebbene, d'altro canto, c'è tutta la storia adesso del Doom Slayer, da dove arriva, come sono arrivati qui, chi sono, perché. Dopo il tradimento ha abbandonato il suo mondo natale, lavorando per conto della Khan Mayik. Supervisionando personalmente la trasformazione di pianeti validi, Ranak ha costruito un'autentica fortezza nelle calotte polari per proteggersi durante il suo oscuro lavoro. Bastardo. Ah, bello. No, scusate. Spazio per vederlo. Cos'è questo? Prima e dopo. Prima della cura e dopo la cura. No, davvero, cosa vuol dire? Forse ti fa vedere il livello di dettaglio. Potrebbe essere. No, non lo so, perché comunque qui sembra meno dettagliato. Sembrerebbe, però. Il prima e il dopo, come erano prima e come sono trasformati adesso dal nuovo motore grafico. Potrebbe essere. Oh. Vediamo. Ah, ma non c'è sempre, c'è solo per quel mostro. Ok. Oh, catalogo, benissimo, andiamo al catalogo. Eseguire uccisioni repiche più rapidamente, da maggiore distanza, ottiene un aumento di velocità dopo aver eseguito un'uccisione epica, non è male. Sopravvivi a un colpo mortale, rende brevemente il tempo, dandoti una possibilità di recuperare. Starune si ricarica alla morte, ok. Mentre il tempo di stordimento dei nemici è anche utile. Intruto Mos 2, ok. La cosa di rallentare il tempo non è male, però. Anche quella di accelerare il tempo. Oh, più rapidamente. No, dai, velocità, vai. Che figata.
Pensa che robe. Ok, dopo siamo arrivati. In grado di fare tanta roba questo motore grafico. Cavoli. Ancora tanto potenziale. Eia. Ah, laggiù c'è un coso, un attimo. Ah. Eccolo. Ok, aspettiamo che spremano. No, non spremono più. Ah, ecco, ecco. Ok, via 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 via, aia, va bene, aia, controllino, mica perché ci fumiamo qualche potenziamento, ma a parte che l'abbiamo recuperato prima, dai, quindi dovrebbe essere evidenziato, se ci fossimo lasciati alle spalle qualcosa sarebbe evidenziato quella cosa. Quel qualcosa, dov'è? Niente. Finora abbiamo recuperato tutto, penso. Ottimo. Salute. Occhio. Incluso nei nemici non sottovalutabili. Invece vabbè, non lo prendi di spalle, urca! Come ci danno dentro? Continuate pure a massacrarmi tra di voi, ottimo! Ok, splash! Hai fatto le varie stufosi. Ah! Hai rotto le palle, maledetto! Pasciutino del cazzo! Guardi che tette cadenti che c'hai! Oh. Carcassa! Oh, grande carcassa! La carcassa, prodotto dell'ingegneria biomeccanica umana, è stata creata nei remoti laboratori dell'enclave dei seguaci. Né viva né morta, è in perenne stato di parziale rianimazione. Con la sua armatura cibernetica simula un impulso vitale dentro un ospite organico in putrefazione. Concepito come mezzo per estendere l'utilità dei soldati in combattimento anche oltre la morte, un ospite non vivente può essere distrutto solo separando il suo corpo dall'impianto cibernetico. Pugno di sangue. Il pugno di sangue può distruggere istantaneamente lo scudo energetico. Grande! Il fucile a plasma può sovraccaricare gli scudi energetici. Grande la carcassa. Dove, pedone? Oh, la madonna, che struttura! Che figata! E mo? Che non faccio ad arrivare dall'altra parte? Semplicemente saltando, immagino. Ah, eccoci. Ma cazzo. Bastardi sti cosi che precipitano. Scusa, una volta arrivato lì dove vado? Ah, un attimo. Ho preso apposta. Che altro l'ho preso per questo? Per ingrandire. E poi vabbè. Ti è? Cazzo sei forte così. Mica male. Ok, si deve ricaricare. Ok, niente. No, cazzo, vabbè, fa niente. Ormai sono caduto. Ok, l'altro è lì sopra.
Ok. Via. Dai che l'abbiamo già indebolito. No! C'è una carcassa. Ai 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 ai. Vai lì. Sono resuscitato praticamente. C'è un'altra di carcassa. Bene, bene. Muori. E non è male sta cosa che ti aumenta la velocità, anzi. Anzi. Muori. Oh. Un punto arma acquisito, bene. Tac, tac, tac. Spero che non ti riattivi più tu. Ok. Ah, ok, ok, no, no, non si può, non si può, perdone. No, no, se ti installassi una roba del genere te lo direi. Mm? Ah, apri, apri. C'è dentro il faraone Ramses II, guardate. Visto, più o meno. Cazzo. Allora, questa è la nostra destinazione. Questo invece... Ah, ok. Ok. Bene. Qua. C'è anche una specie di freccia. Ok. Salghi, 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 salghi. Ma giù c'è qualcosa che ci può essere utile, però da qui non ci si arriva, quindi qua. Ok. Eccolo. Aia, vabbè. Ah, ok, no, una cosa utile in realtà è sulla strada per proseguire. Hai capito? No. Ah no, ok, questo. E poi? Quello? Sì. Tanto, 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 tanto. Dove? Sono un po' perso. Eh no, quella non è la piattaforma di tutto. Sono tornato indietro per sbaglio. Andiamo. Scendi, scendi, scendi. Azzicocolato. Facciamo una bella cosa. Torniamo un attimo qua. Allora, destinazione è quella. Ah, porco Giuda, d'un Giuda cagnaglia. E lì. Ok. Saluti a Giuda che ci segue sempre. Esatto. Non arriva il Doomslayer. I becchini sono tutti contenti. Eccolo lì. Sali, sali. Wow, one shot. Modalità proiettile d'argento. Oi, cheat code. Quelli sono i cheat code. Grandioso. Uno, due. Un attimo, un po' di pazienza. Ma come si pestano tra di loro?
sapevate cosa fare, niente, siamo tornati. No, no, cacco demone di sto cazzo. Bravo. Maledizione. Wow. Che male. Maledizione, figli. Che male però. Stia attento la prossima volta. Un po' di vita. Allora. Quante munizioni abbiamo? Un po' scarse, un po' per tutto. Per una parte le munizioni per il fucile al plasma. Ottimo, teniamo questo. Quei cosi di cosa sono? Vabbè, teniamo questo per ora. Vai. Cazzo. Vado, provo a tornare indietro perché non ho capito dove devo andare. Di là, di là, di là. E ci arrivo con un coso solo. Dobbiamo farcelo bastare. E ce l'ho. Ci basta, ci basta. Trova la chiave magnetica rossa, elimina il guardiano sacerdote. Ok, dobbiamo trovare la chiave magnetica rossa. Anche le chiavi magnetiche sono una cosa molto anni 90. Bello, 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 ma in chiave moderna. Eccole qua le munizioni per il nostro preziosissimo cilone al plasma. Mamma mia. Salve, sono nel posto giusto? Non lo sai dire tu? Tu non lo sapevi? Qui l'aria di quello che sa ma non vuole dire. Quindi muori. Invece è l'aria di quello che si scalda per niente. Ok, fatto. Oh la madonna, ah, ecco cosa costruiscono, ok, ecco cosa sono quei cosi che si sono in volo, li costruiscono qua, va. Un floppy? È utile per i cheat, esatto, esatto. È utile come sottobicchiere. Una chiave. Subito così trovata. Easy. Allora io ho visto una cosa sotto, cosa c'è? Niente, allora sotto non c'è un cazzo. Invece c'è qualcosa. Una vita! Ok, questo è il modo per risalire. Questa invece. Oh beh, cazzarola, potenziamento. Ok, ok, ok. Le risorse vengono attirate molto più lontano. Salute per sangue. Finché la tua salute è al massimo, tutti i rifornimenti di salute contribuiscono al pugno di sangue. Corazza, 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 munizioni. Papparappa. Aumenta la corazza getto infuocato. Vai. Ok. Ok. Fatto. Questi erano abbastanza esposti. Bene, bene. Non erano difficili da trovare. Dai. C'è un sacco di luce. Si capisce che c'era qualcosa. Si capiva che c'era qualcosa. Easy, easy. Si è aperto anche il coso adesso. Non di qua. Ma le munizioni sono a posto, ok. Niente. Beh, ok. Oh. Non sei stato tu forse a portare i demoni da noi? La Carmike deve a te l'incredibile dono dell'energia Argent. Sei tu stesso il responsabile della sofferenza della tua gente. La mia risposta è vaffanculo. Ma si vede il livello di carburante per la motosega? Lì sotto, pedone. La C, in basso a destra. C'è la C, ne ho tre di ricariche per la
per la motosega. Io 3, ma il massimo che puoi avere. Esatto, vai. Ciao. Bella! Pinky! Osti! Ok! Smembration! Le membra che crollano, che cadono, cadono sempre più in basso. Bella, salve! Come va? Allora, tu... No, così non mi serve niente. Oh! Attenzione a non fare troppo di sgruffoni. Ok. Urca, 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 urca. Questo è meglio non sottovalutarlo se non si vuol morire. Oh là là! Sta calmo! E muori! Coriaccio nemico, l'amico, coriaccio, coriaccio. E vabbè. Sarà della salute indietro? No, però ci sono delle munizioni. È sempre comodo. Ciapale, ciapale. Ok, vale, soprattutto il fucile a pompa. Sono due armi che le utilizzano contemporaneamente. Allora, qui si sale e qui invece si osserva. Energia argent, appunto. Ciao, bello. No, ma non andartene senza di noi. Ok. Bello che cadano di sotto. Niente, figurati, pedone. Una carcassa, esatto. Figata le carcasse. Bello, bello, il carcassa. L'FTL, eh sì, praticamente Fast and Light è un'opzione. Beh, se vai sulla rotellina, sull'ingranaggio, sul piccolo ingranaggio, pedone, ci clicchi sopra, esce... bassa latenza. Se è già spuntato, lascialo così. Se non è spuntato, prova a spuntarlo. Però dipende da come è connesso il portatile. Dipende come è la connessione di da te, di Natella. Oh, guarda chi c'è! Il carcassa. Ma calmo, carcassa. Così impari a rompere, bastardo. Sto spiegando io, va bene Johnny, facci lei, spieghi bene. Ma guardalo là, si sta aspettando per darci una ricompensa. Quindi quando torneremo sull'astronave saremo fortissimi, diventeremo fortissimi. Abbiamo svariati potenziamenti da usare. È proprio l'hardware, ok. Strano, ma come? Ma che strano. Io, tutti i posti in cui ho lavorato, ho sempre a disposizione terminali, ma di una potenza, ma porca zozza. Ma in realtà da una parte sì. Allora, l'ultimo posto dove ho lavorato per un lungo periodo di tempo, che poi ho lavorato in altri... svolto altri lavori, ma per breve tempo, che era la GLS. La GLS usava direttamente un terminale con la schermata verde, proprio l'ideale per la vista. C'avevo sempre gli occhi spaccati. Non che faccia bene, benissimo stare tante ore davanti al PC, però con degli monitor schifosi così avevo sempre gli occhi a pezzi a fine giornata. Però io l'ultimo arrivato, quindi quelle le signore che erano lì da tanti anni gli avevano concesso gentilmente un monitor di quelli piatti.
con quelli piatti, una roba. Ah, però dal commercialista, merito del figlio di quest'ultimo, c'era un potentissimo PC. Cioè, avevo anche installato Team Fortress e funzionava. Eh sì, ci avevo cazzeggiato un attimo. Tanto dietro di me c'era uno dei tre figli del capo ed era il più pigro di tutti, era quello che veniva al lavoro per giocare a poker. Cioè, giocare a poker, scherzo, poker, ma giocare a carte sul PC, lui era vecchio stampo. E mi pare non faceva un cazzo, tanto era il figlio del capo. Quindi era un PC bello potente, insomma, Fortress 2, vabbè che è uscito tanti anni fa, però insomma, tanti anni fa ci girava appunto, era lontanissimo 2008, stiamo parlando di 12 anni fa, è stato l'unico che aveva dei PC veramente potenti, tutti gli altri luoghi dove ho lavorato, i posti di lavoro con dei PC che facevano fatica a far girare anche Doom, quello vecchio, però quello del 93, è in grigio, ok, allora non si può attivare. No, è solitario, solitario, Johnny. Esatto, terminato il Fallout, Johnny. Non più radioattivi. Quella cosa no, non era Spar Fallout, però quasi, quasi. Però c'era il pregio, eravamo connessi direttamente al server. Ma che roba avantissimo. I fosfori verdi, esatto. I filtri salva schermo, se vuoi te li compri. No, il tuo carissimo datore di lavoro non te li fornirà mai. Cioè, non ce li avevamo, figurati. Mica che scontro particolare, stavolta siamo in un luogo strettissimo. Carino, bello, mi piace. Un po' di riscaldamento per il boss. Bello, la fase. Chi è? Ah, pensavo fosse il carcassa. Dove vai? È buono. Che bastardi. Ah, ok, volendo si potrebbe uscire. Sono io che sto continuando a far andare avanti e indietro la porta, giusto? E non c'è niente lassù. No, no, no. Sì, eccoci. Quella madonna. No, no, chi saltare. Ah, lo stanno ancora preparando il nostro nemico. Lo stavano ancora finendo. Ok. Non si gioca con le porte, è pericoloso. È pericoloso! Allora, ammo, ammo. Abbiamo la tesserina rossa. Energia argent che scorre ovunque. Ok. Arrivo. Ok, sotto. Che figata. Ma c'è una vita là davanti. Ma cazzo. Wow. Ma niente, ci ho provato a prenderla, non me l'ho fatta prendere. Come si fa? Oh, la madonna santissima. È sicuro passare qua dentro? Eccola la vita. No, no, dobbiamo andare qua. Ok. Uno, due, tre. E poi la sbarra. Ok. Mi è un po' col fiato sospeso, però dai, primo colpo, senza cadere.
per ora. Non vedo altre strade, quindi è qua. Ai 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 ai. E vabbè, io come faccio ad arrivare lì? Ai 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 ai. Cazzo. Chi è? Chi è? Oh, oh, oh. Ah, sti gargoyle bastardi. Vabbè, facciamo tutto il giro, dovremmo riuscire a prenderlo. Oh, oh. Oh, ma dovevi morire nell'esplosione. Vabbè. Vai, approccia, approccia, approccia. Bisogna stare proprio sul bordicino, cacchio. Oh, chi è? Chi è? Ancora tu, capo demone bastardo. No! Vado inferno, va. Ok, eccolo. Grazie. Questo ci tornerà utile poi per potenziare anche l'armatura. Sta per sorgere nuovamente il sole. Oh, è l'alba di un nuovo giorno. Siamo all'alba di un nuovo scontro. Esatto, abbiamo sbloccato il boss. Giustamente. Giustamente il Doom Slayer si tiene indietro. Esatto, stiamo costruendo un momento. Grandi. Tipico. Ma che è Soul di Buddha? Aia. Ah no, ma lì devo andare? Come? Ops. Mi deve essere fuggito qualcosa. Non ho visto qualcosina quando sono salito qua. Tac tac. Ok. Cosa non sto vedendo? Oppure tutto sto giro era per il potenziamento. E adesso dobbiamo tornare indietro. Se vado di lì mi bruciacchio. È figata però. Che bello il panorama. Inizia che giro poi che abbiamo fatto, eh. So, siamo dall'altra parte, dovremmo essere arrivati da laggiù. Ok, pedone. Non ci deve essere solo 7 minuti, Si capisco dove andare. Ormai mi sono perso, forse è davvero un'area bonus per potenziarsi. Eh no, però come si torna indietro? Sono cazzo. Potrebbe essere quella la nostra destinazione. Ah! Figlio della merda! Attaccati, attaccati! Che bastardo! No, aspetta, metti l'altro potenziamento. No, l'altro potenziamento, ho sbagliato. Peccato che sbaglio il tasto. E muori. Ok. Ma vedi te dove si era nascosto sto bastardo. Forse per quello che col robo lì non riusciva. Non deve salire? Non lo so. Potrebbe essere. Ok. Mancasse un pezzo perché mancava un mostro bastardo. O no?
Non so come ci posso arrivare. Ah, maledizione. Ok. Sono perso via. Oh, guardalo lì. Maledetto troll. Guarda, stanno finendo. Grande il Doom Slayer che non lo spacca prima, vuole rompergli il culo quando sarà completo, grande. Grandissimo. Oh là là. E niente, stavo cercando un po' di vita ma non trovo niente. Oh, là sotto c'è un punto di domanda. Beh, sotto dove? La piattaforma sono quelle dovremmo andare qua. Eccolo. Ma no, santo, no. Ah, come? Cazzo, è chiuso. Uno di vita. Ai. Come si fa? Qui c'è una paginetta. Minchia, non siamo messi male. Uno di vita, un HP. Cazzo. Bello. Allora, sopra. Sullo scudo con... come si chiama? Con la, dai, il fucile al plasma. Sotto invece con colpi mirati. Va bene. Questo lo leggiamo perché magari ci sono informazioni utili per combatterlo. I Dumanter, un tempo appartenenti a una razza di predatori bestiali, erano noti fino all'età del metallo dai guerrieri delle sentinelle, che li reputavano letali cacciatori. Estratto dalle gelide profondità della tundra polare, il Dumanter appartiene a un'antica razza scoperta durante l'opera di escavazione del Sanguace al Polo. Preservati sotto il ghiaccio per milioni di anni, i resti disseppelliti di questa creatura sono stati reputati adatti alla ricostruzione, diventando soggetto di biosperimentazione necrorigenerativa da parte dei seguaci. Nella remota cittadella dei seguaci, un altare rituale tecnologicamente avanzato che torreggia sulle rovine di Golgota, il Dumanter è adattato solennemente e sistematicamente resuscitato e ricostruito. Sebbene la maggior parte dei suoi componenti siano ormai cibernetici, ha mantenuto quasi totalmente le sue facoltà mentali e un istinto di caccia brutale potenziato dai suoi armamenti devastanti. Esatto, cioè, come il modellino. Come si chiama? Il plastico. Va bene, Johnny. E ora come facciamo a recuperare la salute e a recuperare il punto di domanda? Magari più avanti ci si arriva. Dubito fortemente. No, mio punto di domanda. Apriti, sesamo, apriti. Si chiude? Ah no, ecco. Ah, pensa a te. Ma c'è di bello, grande cavaliere infernale sotto forma di pupazzetto, figo. Nessuno pedone, sono con un HP, quindi vuol dire che la prima vita andrà via. Benvenuto, Slayer. Grazie, che gentile. Sfide. Oh, non abbiamo trovato l'album collezionabile, cacchio. Dov'è? Come sono gentili. Benvenuto, Slayer. Ciao. Vacca boy, eccolo lì dov'è. Talchi? Dov'è? Qui è dove? Cavolo, c'è il segreto qui. Dobbiamo... Dai! Andiamo a recuperarlo.
Sì, magari ci rifacciamo anche della salute che non abbiamo. Allora. Oh merda, ma c'è un altro subito lì. Ehi, allora, tanta roba che ho perso. Tanta roba abbiamo perso, cacchio. Eh no, camera del pentimento siamo mai arrivati. Cacchio. Cacchio. Non c'è un po' di salute, no, eh. Eccola. Ottimo. Abbiamo placato la sofferenza del povero Doom Slayer. Ok. Ho sempre tre vite, però più ne abbiamo per il boss, meglio è. È là sotto, ma là sotto dove? Sotto si muore. Non mi serve a niente. Ah, a meno che non si arrivi da qui. Ok, vediamo. Porco cazzo! Ops. Qua sotto? Ma c'è un vetro. C'è il vetro. Fanno entrare, non è che andava, no, non penso si può recuperare tutto a fine livello, non penso che andasse recuperato prima. Porco Giuda, come ci entro lì? Dio, no! Ups. Lassù abbiamo trovato un segreto. Sembrerebbe che si possa scendere qua. Oh cacchio, non avevo visto che si poteva scendere. Oh signore. E allora entriamo. Qua si può fare tutto il giro subito, giusto? No, no, no. Pregio. Ok. Dovrebbe essere qua l'entrata. Ah, zio Billy. Vabbè. Pom. Cacchio. Potenziamento per l'armatura. Niente po' di meno che. Niente po' di meno che. Spari la croce illuminata. No, no. È un campo di forza. Sì. Sì, è un, no, è un vetro, ma. Però, vabbè, invincibile. Oh. Quindi adesso manca solo il disco. Non soffrire, ci siamo quasi. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, cazzo, cazzo. Allora, c'è un altro di segreto. Allora, lì all'interno dell'affare. Qui. Allora, qui sopra. Allora si può salire anche lì, eccolo. No, no, non così, wow. Piano.
3 di vita, cazzarola. Aiuto. Ok. Cavolo, era pieno di segreti qua. Meno male che me li rivela. Opla. Meno male che ce li rivela tutti. È quello che mi chiedevo, ma perché non posso andare avanti? Eccolo qua, perché fa tutto il giro, entri qua. Oh, disco, andi. preso, non mi fammi dire tutto, boss. Ci siamo ormai, tanto c'è il viaggio rapido, John. Tac, abbiamo preso tutto. Cristoforo, che macchinario. Sfide, preso, ottimo. Allora, partiamo dal fulcino al plasma. Colpi ben mirati, ce l'abbiamo. Oppure plasma sopra. Abbiamo già i dati, per fortuna. Sciocchi, hanno lasciato in giro tutto. Ok, di qua. Che figata. Wait. No. Blocchiamo di nuovo la sofferenza del povero Bruce. Non si torna indietro. Ho pensato che avresti apprezzato la guardia che ho scelto. I grandi cacciatori Agathon dal reame di Telos, reputati a lungo estinti, creati per cacciare solo lo Slayer e le sue sentinelle della notte durante le empie crociate. Ho apportato delle migliorie al loro progetto. Goditi quella che è senza dubbio la mia opera migliore. Slayer identificato. Figata. E via. Adesso morirò subito perché ho pochissima salute. Domande un demon super pesante. Ok, punti deboli sono lo scudo e la slitta propulsione. Infraggendo lo scudo con il fucile al plasma, impedisce temporaneamente di rialzarlo. Distruggendo la lita propulsione, disattivi permanentemente lo scudo protettivo e i razzi. Oh, la madonna! E non male, però. Quindi basta mirare bene, ok? Però, che super suggerimento. Sì, infatti. No! Ketzel! Che noi crepiamo, però. Aiuto. Osti. Però non è solo. Aiuto. Tom. Vabbè, per forza. Ci servono munizioni, eh. Vita, ancora più vita, adesso armatura. Non ci sono più amici piccolini, va bene. Dai, che li stiamo cacciando giù la vita. Aia, folle. Tutta frattura, ragazzo. Dai, muori. Cazzo, come pesta. Vabbè, ma che pippe. Dai, fagli male.
Ok. Inutile macchina, attacca! Inutile macchina! Cazzo! Munizioni! No! Cazzo di schifosa baracca non morta! No! Muori definitivamente! Ok! Questo che bordello! Aia! Via! Oh sì! Perfetto! Soffri! Vai! Lancia la vita, bastardo! Ok, vai! Prendi la vita! Le munizioni servono ancora! Doccio, alle spalle! Soffri! Andiamo a vedere cosa c'è di bello sopra! Armatura! Un ottimo! Benzina! Allora, razzi! Beh, prima loro! Ok, razzi! No! Ok. Cazzo, bastardo, stai dietro! Sì! Devastato! Sarà contento il tipo. Abbiamo distrutto. Non è ancora finita. Ah, ok. Sembrava strano. Un po' troppo facile, se no. Oh. Ai. Distruggere l'epico! Ma questa è la parte più difficile, poi dopo uccidere quello che gli dà gli ordini sarà facile. Non ci penserà tutto. Basta! Ok. Munizioni esaurite, cazzo. Vita, altra salute, maglietta della salute. Che odore è quella? Abbiamo pestato un po' entrambi, quindi va bene. C'è l'imbarazzo della scelta. Sì. Mettila, arca troia. Oh, ma levati dei coglioni. Maledetto. La benzina. Prossimo mostriciato quello che becchiamo. Abbiamo bisogno di munizioni. Dov'è che sei? Ah, è un imp. Ok. È piccolo. Aia. Basta. Ok. Mo. Salute.
Ok. Violenza su di lui. Salute. Ok. Dai, 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 lanciarazzi, lanciarazzi. Ok, 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 ok. No! Che dici, munizioni solite, solite? Ok. Dai! Sì! Ok. Then dai! Come siamo più veloci? Eccellente, distruggile! Ti piacerebbe, eh? Maledizione, basta farmi sprecare munizioni preziosissime. Adesso salta la motosega, ok. Ancora. Facciamo il pieno. Fatto il pieno, via. Cazzo, che bordello! Sotto sotto, benza, benza! Effetto! Mazzarola! Ok! No, c'è la carcassa maledetta! Non morire così in fretta tu. Basta carcassa. Ok, via, 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 via. Dai. Non si può neanche venire, eh. Perché l'abbiamo seminato di bestia. Oh, vai. Ciao. La bestia non è alla ricerca di maggior potere, di doni per aiutarlo nella sua nobile conquista, magari in cambio di... Silenzio. Ecco fa. Buon viaggio al Valhalla. Mi ha dato anche il soldino. Pugno di sangue, ora è più potente, buono. Combattimento, sfide, esplorazione, tutto. No, cazzo, una cosa. Cosa? Vabbè. Vinto boss, è andato da Dio. Bene, bene. Tac, grande rivelazione, un fuoco, le polveri. Cosa ho mancato? Un segretino, che strano. Non era indicato sulla mappa, almeno non l'ho visto, non l'ho visto. È una batteria delle sentinelle, cacchio. Pazienza. Dovremmo tornare sulla nostra, ok, sulla fortezza del destino, la nostra astronave. 10-10. Figo, figo. Che il boss in sé non era forte, ma gli sono dati belli tosti. Inizia, sì. Abbiamo sprecato un po' di vite. Cioè, ci hanno fatto utilizzare un po' di vite. Oh, oh, oh. Ut? No. Questo gioco è durato fin troppo. Escluderò la sua trasmissione al più presto. Nonostante la perdita dei sacerdoti, la terra cadrà, mentre la mia gente sopravvivrà. Risponderò alle preghiere umane. Ricompenserò coloro che avranno fede. Questa è una struttura dei Maikra. Conosce bene i suoi sistemi. L'ultimo sacerdote sarà spostato in un luogo riservato. Così il nostro lavoro continuerà senza ulteriori interruzioni. Il segnale del terzo sacerdote non è più visibile. L'attività demoniaca è cresciuta del 41,3% nel punto di invasione iniziale. È il più grande nido di sangue della Terra. Sto impostando le coordinate per il super nido di sangue. Grazie, sei molto gentile, Vega.
Bene, comincia da là, così potrò anche la batteria dei sentinelli. Non si vede che ho abbassato l'acqua, in realtà. Ho abbassato un attimino la risoluzione dell'acqua, ma sto perché comunque che acqua e le pozze di sangue e quant'altro si vedono, ma qui stai vicino così poco tempo che alla fine non serviva. Eccoli qua le musiche, eccole qua. Doom 2. Albania. E può darsi. Buonanotte, lunga vita e prosperità, pardon, lunga vita e prosperità, Johnny. Buonanotte, alla prossima. Ci vediamo. Ottimo. E l'altro, ne abbiamo trovato ancora un altro. No, questo è quello dell'altra volta. Era questo, mi sa. No. Sono. Uno è lì. Carino che li appenna alle pareti. Quindi vinili alle pareti, grandissimo. Che stile Doom Slayer. Ah, intanto dov'è? Non sto cercando l'ultimo disco, adesso. Ah, qui c'è un altro in teoria. Qui ce ne sarà un altro ancora. Oh là là. Grande. Eh no, qua ci servono delle batterie speciali per sbloccare l'armatura del primissimo Doom. Niente, non ce li ho le batterie speciali. Boh, non so dove fossero gli altri dischi. Ce ne sono un po' in giro, quindi basta cercare, questo c'è. Vabbè, voi tanto non è un obbligo. Vediamo da quest'altra parte. Ah, potrebbe essere qui. Eh no, non avrei visto. Eh no. Vabbè, dai, pazienza. Oh, ma di già, è già finito. Vabbè. La balista. Figo, figo. Ha già finito di costruirlo. Costruirla. Anche qua c'è da batterie disponibili 6. Ah, quindi in realtà quella roba là potevo attivarla. Strano, mi sono messo davanti e non è uscito niente. Però vabbè, dai, lasciamo perdere l'armatura. Usare, certo. Tacca, tacca. A cosa serve portare a termine le sfide? A cosa serve distruggere tutti i nemici? Due ne servono, purtroppo. Cosa serve cercare ed esplorare? Ok. Danni bonus sugli scudi energetici. Penetra attraverso i demoni da macello. Questo usa le celle. Bene, direi che potenziare il buon lanciarazzi. Raffica, ricerca. Dai, facciamo questa. Ok, mi serve un potenziamento per il buon lanciarazzi. Ci serviva. Bravo, Duca Bot. Così compà. Ok, questo è per potenziare l'armatura, quindi sì, sicuramente. Certo, accetta. E non c'è anche il simbolo dei fulmini. No, sembra il simbolo del fulmine, visto da qua. Sembra un simbolo del fulmine, ma non lo è. Toh. Accetta. Potenziamento per l'armatura.
grazie. Dai, direi di sbloccare anche questa. Certo. Ah, ottimo come engine anche per i suoni. No, meno male che ce li avevamo pari. Meno male. Però direi che schiudiamo sull'astronave, visto sono quasi le due. Adesso finiamo le ultime cose. Dov'è che si potenzia l'armatura? Azze, questo? Non ne ho più. Quanta roba che c'è sull'astronave, eh? Quanta roba! No, questo no. Cazzo, che spavento. Ok. Boom. Fortezza del Destino, una stazione di comando usata dalle sentinelle per operazioni militari. La datazione tramite risonanza paramagnetica, magnetica, elettronica suggerisce che la struttura fu costruita durante il regno di Re Danak. E l'analisi spettacolare grafica della firma dell'energia che le sentinelle sfruttano per alimentare i vari sistemi conferma la teoria. Grandi. Vabbè, è interessante come astronave. Veramente è grossa. È grossa. Questa fortezza è con tutta probabilità ciò che resta di quella che una volta doveva essere una flotta molto più grande. È bello il design. Anche con la schermata che si vede anche durante il caricamento. Ma che armi strafighe! Una chitarra! Figo! Bella la chitarra! Ma sono tutte chitarre in realtà! Questa è un'ascia chitarra! Ho guardato male, ho visto prima di tutto la parte appunto che quella che sembra un'ascia, per me è una chitarra strafiga! Grande, grande! Questo? Una vecchia armatura? O armature di riserva. I vari collezionabili. La motosega grande. Buon fucile al plasma, la doppietta. Tac, tac. Si può anche vedere in 3D. Ovviamente si può girare intorno. Mitica la doppietta. Leggendaria. Buon lanciarazzi, bello però. Il fucile a pompa, mitico. Quello di base. Guardiamo nella canna del fucile a pompa. Però. Oh, e tutti i pupazzetti che abbiamo raccolto. Ah, così dopo diventano in 3D. Quanto spazio che c'è ancora qui, grande. Questo lo usa per tenere fermi i libri. Era un pupazzetto che forse trovavi nel Doom del 2016. Ci sono pure dei libri, no, in realtà sono videogiochi. Grande, Doom 1 e Doom 2. Si può ingrandire? Vediamo. Certo. Che storia. Quake, giustamente i Quake. Giustamente ci sono anche i Quake. To pray or not to pray. deve essere una citazione al buon Prey, ovviamente. Altro gioco in 3D interessante, per il quale poi appunto nel primo Prey, penso che lo citino perché nel primo, che era nel, mi ricordo di che anno era, forse 2006, era sviluppato col motore grafico, appunto, abbiamo visto l'altra volta, il motore grafico di Doom 3. Ma che figata! The Ripping Tree, Demon Farm, è grande, anche uno che rimane ben acculturato su ciò che lo aspetta. E questo? Ma cos'è, una citazione da cosa?
questo tipo di pistoletta mi ricorda un po' Fallout, può essere? Ma ci sono anche dei fumetti di sopra. Non ci sono anche i pornazzi nascosti di fianco. Grande, bello però, è pure la sedia, ma che sedia strafiga. Collector, attacco dei giocattoli, The Living Dead, Pandemonium, bello cacchio, pure i soldi, ma che dettagli della Madonna, che dettagli della Madonna, pazzesco, questa mi intriga, può essere una citazione a Fallout, visto che comunque la produzione Bethesda, boh, magari però non c'entra niente, è questo? Ah, per i cheat. Doom installation, you have 314 disk installed. Ah. E l'altro? Giustamente. Ah, cheat code. Dopo te li vai a leggere e li inserisci. Bello. E dischi di Gauntlet. Vabbè, però si dà da fare anche quei fumetti, eh. Hellwalker. Questa è l'immagine del vecchio Doom. Belli, però belli, belli, belli dettagli. Questi sono i robot che abbiamo visto che hanno distrutto. Hanno usato per fermare i demoni giganteschi. Un'altra stazione abbastanza grande. E quello? Oh, un po' di cibo. Questo invece chi è? Minchia, cazzo. Demonology Today. Meno male che ha messo da parte un po' di roba utile. Questo è il PC figo invece. Con la musica, le cartelle. Cosa c'è scritto di bello? Un curiosità, ma... Best kills, kill list. E vabbè, ci stanno anche questi dettagli. Fantastico. Pure la foto. Coniglio. Scusate, il dipinto con tanto di coniglio. Subaffitti per la grana, porca miseria. Tanta anche, qui è enorme. Quanti livelli sono? Se devi riempire tutto quello spazio con solo bambolotti, sto gioco infelice più. Oh, meglio, meglio. Ma buono, eh. Una buona longevità, forse. Non lo so quanto duri. Non so, penso che sia buona la longevità, dai. Ci sta, per ora. Appunto, abbiamo tre dischetti, qualcuno l'avremo lasciato indietro. O forse no, vabbè. Un tesco con il metto, esatto. Bello, eh. Sì, sì. Per un gioco che probabilmente occupava almeno 5 mega non serviva un certo 14 floppy. No, probabilmente ti fanno un regalino, non lo so, vedremo, riusciremo a trovarli tutti. Che figata, però. Bella questa fortezza della solitudine, stile Superman. Allora, dobbiamo salire un pochettino per potenziare l'armatura, invece. Quindi, su, su, su. No, che cacchio sto facendo? Dov'è? Oh, miseria, c'è la traccia. Dov'è la cosa per potenziare la battuta? Dov'è? No, questi sono tutti rossi ormai perché non possiamo più usarli. Ops! Ok, più in giù di così non si può andare. Più giù non si può. Devo usare tutti quei disconi che abbiamo recuperato. Però non mi ricordo più dove si utilizzino. Forse qua. No. Questo deve essere BFG. Altro era la palestra, questo è BFG, dai, per forza, ma com'è grosso. Cos'è BFG? L'arma più potente che ci sia nel gioco. Distrugge tutto quello che incontra sulla sua strada. È un po' utilizza le munizioni al plasma, ma tutto ciò che... O forse no, munizioni specifiche, pardon.
utilizza munizioni specifiche e tutto ciò che incontra sulla sua strada lo distrugge. Ah, forse bisogna scendere qua. Sì, forse sì, vediamo. Quella Madonna. Figata. Te lo faranno usare? Non lo so. Però è figo. No, non posso andarci però. Ops. Ops. Però non possiamo andarci. Oh cacchio, là sotto c'è un'altra cosa. No, cribbio. Non ci devo precipitare ancora. Ah, un altro da sbloccare qui. Oh, allora. Non mi dire che... Ah, era così semplice che picciu, vabbè. Ma niente, ci siamo fatti comunque il giro. Non mi ricordavo che era così, fosse così semplice. E probabilmente sì, te lo faranno usare, mica si può scendere là sotto. Lo so, immagino. In città questa strada, minchia, sì, è enorme. Non aveva veramente una roba bestiale. Esatto, esatto, sì, sì, infatti... È un caricamento a parte, sì, sì, è enorme, enorme. Ah, qua c'è il ripatorium. Ah, ok. Allora, ce l'avamo stati ma un bel po' di tempo fa. Il ripatorium è praticamente dove ti alleni. Una specie di l'arena di allenamento, insomma. Con fantastici dettagli anche questi robi sulle porte. Mizzega. Pazzesco. Bellissimi anche i suoni. Intanto vabbè, saliamo, poi ci potenziamo e poi dai, vediamo cosa mettere di bello. Quanti ne ho di quei disconi? Sono svariati. Ops, no 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 no, non buttarti giù. Allora, arsenale, ok. Armatura, esplorazione, classificatore di oggetti, rivela tutti gli oggetti di avanzamento sul dossier. Fare in tinebbia più grandi, raggio di rilevamento dell'automappa esteso. Trovo oggetti, rivela la posizione di tutti gli oggetti di avanzamento sull'automappa. Vediamo altro. Ambiente, protezione dai pericoli, a tutte le radiazioni, subisce meno danni dalla melma tossica. Vari rilasciano esplosivi, se no questa granata frammentazione. Vediamo, vediamo, con calma qui. Meno danni, immune ai danni, i barili che sono esplosi si rigenerano dopo un breve periodo, i barili rilasciano quelle munizioni quando vengono distrutti. Questo non è male. Ottimo, però si devono anche rigenerare a sto punto. Ok, è meglio che si rigenerino, sì. Sono proprio legate queste due abilità, la pignatta e il fatto che si possano rigenerare. Quindi si rigenerano, fai male ai nemici e ottieni anche le munizioni. Granata ricarica più rapida, che ecco, queste sono utili. La granata emette una seconda esplosione dal raggio più acqua. Ah, dal raggio più ampio. Che cazzo, sto leggendo che frastorna i demoni. Dai, andiamo. E tutta la ricarica più rapida, infatti, se no devo aspettare davvero tanto tempo prima che si ricarichi. Ok, bombe a dispersione. Il demone ucciso dalle granate genera bombe a dispersione. Anche questa non è male, se no si attiva due volte prima di doversi ricaricare. Buono, vai, vai. Molto utile. Ottimo, la bomba criogena. Richiede meno tempo prima di essere sparata di nuovo. Ok.
fatta per bloccare le serpi. L'ho usata troppo raramente con le serpi, ma perché appunto ce ne sono poche. Fondamentali, aggrappamento e sporgenze sbarre per volteggi più veloci. Cambio arma e modulo più rapidi. Cacca miseria. Scatto si ricarica più velocemente, niente, questi non possiamo più acquisirli. Cambio arma e modulo più rapidi. Dai. Questo fa comodo. Con le rune siamo a posto al momento, basta, ottimo. E niente, quindi... salvato il gioco, vero? Sì. Credo di sì. Bello, cavoli, c'è un mondo qua. È così grande, è così grossa anche, non si riescono più a trovare certe cose. È veramente gigantesca. Per quello appunto è un caricamento a parte, cavoli, c'è tanta roba. Bello, bello. E niente, non so che fine abbia fatto l'altro disco, chissà dov'è. Sarà in giro, vabbè, lasciamo stare, tanto... Vabbè, dai, adesso direi tanto salva. Non rischiamo. Potenziamenti li abbiamo, le cose li abbiamo prese. Eccole qua, ma sono anche evidenziati. Che picciu, sono anche evidenziati, vabbè. Quindi dov'è? Lì sotto, cioè? C'è un mondo ancora da vedere. Mamma mia. Sono anche gli attrezzi buttati lì. Gli attrezzi da lavoro. Allora, di qua. La madonna, eccolo qua. Finalmente l'abbiamo trovato. Wow. Il pianeta intanto gira. Ah sì. Cioè siamo in orbita, insomma. Non è immobile. O sono le nuvole che si spostano. No, siamo proprio noi che gli orbitiamo intorno. Porca zozza. Questa? Figa, però. Bella. Cavoli, tipo un'armatura medievale, però... però ipertecnologica. Aspetta, ora sotto Commander King, sotto continua a girare. Sì. No, però in realtà sono tanto sciocco io, bastava far così. In questo modo ti evidenzia tutti gli oggetti che ci sono a bordo, giustamente. Invece è più facilmente raggiungibile. Cosa la nasconde? Non si vede, non si vede malapena. Interesting. Sì, sempre un'armatura, ma bella. Forse quella del 2016. Può essere. Potrebbe essere. Del Doom 2016, ovviamente. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta. Che figata anche i motori. Veramente non usa l'energia Argent per la sua astronave, il suo personalissimo mezzo di trasporto. Sento che non voglio rischiare di perdere i progressi. Infatti, durante questo giro sulla nostra astronave, lanciamo il prossimo livello e poi ci salutiamo, dai. Se no ti distruggeremo il super nido di sangue, allora. Intanto è rimasta la musichetta.
Dopo l'eliminazione rimane solo un sacerdote infernale. Perfetto. Riuscire a raggiungere il nido e distruggerlo prima che sia troppo tardi. Prima ci saranno dei buoni livelli di mezzo. Ci prega di mantenere la calma. Noterete un leggero cambiamento dell'ambiente. Non abbiate paura, fa tutto parte del piano. Il sito del super nido di sangue è vicino. È da dove l'invasione è iniziata. Il posto più antico e corrotto del pianeta. Uno scontro duro, dove l'Ark è stato sconfitto dai demoni. Ottimo, dai. Quindi, chiudo il video su YouTube.